E bella a tutti ragazzoni, bentornati sul canale col vostro Alebeni 86, nuovo video, stesso gioco, siamo sempre sui Football 2023. Buon sabato 29 luglio a tutti, ragazzuoli, tra poco si parte, quindi se avete piacere rimanete sintonizzati sul video perché chi ha visto il mio ultimo video sa benissimo che abbiamo ottenuto la promozione in seconda divisione, divisione dell'inferno, l'abbiamo già battezzata, ci siamo portati a casa 3 punti, oggi siamo qui per continuare il nostro percorso nel Road to Division 1 più che mai essendo in D2. Quindi tra poco si parte, però come sempre prima di partire il dovere chiama a ringraziare tutti i ragazzuoli che pian pianino si stanno continuando ad iscrivere al canale, grandissimi, benvenuti, buona permanenza e ringrazio tutti quelli che mi supportano da tempo. Andiamo alla sezione commenti e vado a salutare chi ha commentato il mio ultimo video, quello di ieri del barcollo ma non mollo. Allora, andiamo ad aprire il video. Commenti. Saluto il buon Mircuzzo, Mirko Erpete, ragazzuolo che fa parte del gruppo Telegram anche del buon Icchi Lupo. Saluto tutti i ragazzuoli del gruppo Telegram La Tana del Lupo. Poi passiamo ai saluti. Francesco R, grandissimo fra. Poi Moreno Paino, The Last Days, Ale Slaps, il mio Ultra Seal Brother. Se sei nuovo e non lo conosci, ti invito a passare dal suo canale YouTube Alessandro Gamer, la casa del calcio, i football a 360 gradi, contenuti quotidiani. Quindi dagli un'occhiata. Se ti piace, iscrizione e campanella attiva per supportare il buon Alessandro Gamer. Saluto il tatuato e basta, ragazzuoli. Per i saluti è tutto. Si può partire. Andiamo a vedere di che morte dobbiamo morire oggi. Qualche partitozzo in più l'ho già fatto. Tra poco scopriamo il tutto. Vamos. Olè, finito di travagliare, come di consuetudine, PlayStation 5 appena accesa, ci prendiamo il bonus d'accesso giornaliero, 10.000 GP. Oggi solo 10.000 GP, oggi Konami c'ha le braccine corte. Ce le riprendiamo subito, riscattiamo il tutto. Ok, allora ragazzuoli, ovviamente voi state vedendo il video di sabato, ma io sto registrando di venerdì. Molto probabilmente adesso, mentre voi state guardando il video, io sono con il pisellino a mollo in piscina, tempo permettendo. Quindi non vorrei che qualcuno commenta il mio ultimo video, non questo che state vedendo, quello del barcollo non mollo, e in questo video non ci sono i saluti. Adesso sapete il perché. Allora, ragazzuoli, oggi andiamo a vedere come possiamo cercare di fare punti in questa maledetta divisione infernale. Allora, ieri avete visto la divisione 2 battezzata con la vittoria. Poi ne ho fatto un'altra, ho vinto, e poi vedete lì un KO tecnico, spicca in rosso una bandiera del Brasile e un risultato tennistico 6-0. 6-0 non quittato, 6-0 reale, perché è inutile aggrapparci e arrampicarci sugli specchi, non cerchiamo la fortuna in Konami. Sono arrivate le prime 2 vittorie di fila, la terza partita, BAM! Un pugno in bocca direttamente dal Giappone. Konami mi abbina uno dei player più forti, uno dei più forti, secondo me. Costui, che lo conosco da una vita, da 6 anni, The King, per gli amici il buon Gianluca Pittelli, la partita è registrata. Solo che non era in modalità di registrazione, quindi non c'è l'audio, c'è solo il game, e io ho intenzione di condividerlo, anche se qualcuno mi dice: Mingiale, ma le sconfitte non le caricare, perché se no fai brutte figure. Fotte sega, ragazzuoli, a me non me ne fotte un cazzo di vincere o di perdere. Cioè, se vinco bene, se perdo trombo lo stesso. Cioè, è inutile che mi venite a dire se perdi non condivido. Io qui voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. E quindi tanto di cappello a Gianluca. Konami lasciamo perdere perché non ha senso che mi abbina un player del genere. Però non, lasciamo, Konami non fa testo. Io vedo il bicchiere mezzo pieno. Complimenti a Gianluca. Chapeau, è sempre sul pezzo. Ha investito. C'è uno squadrone della morte. Il nostro Scarsenal contro una squadra del genere era ancora più Scarsenal. 6-0 meritatissimo. Giù il cappello. Facciamo la gavetta a lezione di football direttamente dall'Italia che giocava a PES e oggi gioca ai football. È arrivato un secco 6-0. Oggi cosa faccio? Adesso noi andiamo a giocare, no? 2 partitozze, perché ho intenzione di integrarla quel 6-0. Perché non mi vergogno. Cioè, perdere sui football non è una vergogna, non c'è da vergognarsi, ragazzuoli. Vergognarsi ci si vergogna di altre cose, non di perdere sui football. Fate pace con il cervello quando andate a scrivere certe cose a certa gente.
Ve lo do per consiglio che non siamo più alle medie, non abbiamo 13 anni. Le figure di merda non è perdere su un videogioco. Quindi io quel 6-0 ve lo piglio e ve lo porto sul canale. Mi gioco due partite adesso in seconda divisione e l'ultima partita senza audio vi condivido la partita col buon giallo nazionale. Ragazzuoli, si può partire. Primo sfidante di giornata, andiamo a vedere di che morte dobbiamo morire. Cerchiamo di macinare punti. Vediamo se riusciamo a mettere la ciliegina sulla torta e salire in divisione 1 col nostro Scarsenal low cost, a costo zero. Un po' difficile. Allora, 4 attack. Si può accettare. Vediamo se siamo in casa o fuori casa. Siamo in casa. Lui è in quarta, pus pus. Pus pus, grandissimo, pus pus. Quindi è da sinistra a destra Scarsenal contro pus pus Monza. Andiamo a vedere come si presentano i ragazzuoli. Nera e bianca. Ecco, vedi, su consiglio del buon Mercuzzo mi sono dimenticato di portare Kanté nelle riserve, al posto di Tchouaméni se sta fuori forma. Ma Tchouaméni sta bene e quindi per questa partita lasciamo tutto così. Mbappé pure. Vediamo Marquinhos come sta. Marquinhos sta come Militao, quindi starta Militao Showtime. Lobotka è in forma di grazia, quindi secondo tempo può benissimo prendere il posto del buon Frankie. Vediamo lui come si presenta. Ok, gioca con i due terzini bassissimi, bassissimi. Andiamo ragazzuoli. L'attesa è finita, si comincia ragazzuoli, da sinistra a destra si parte, come direbbe il buon Sandro Piccinini. L'attesa è finita, ci aspettiamo un grande spettacolo, si comincia! Si parte ragazzuoli, buona visione. De Jong, vai Neymar nel buco, rientra. Numero di Neymar, ancora uno, entra il terzo, subito la giocata pazzesca di Neymar, on fire. Andiamo. Fabinho. Tutta di qua, dai e vai. No, no, non è partito, ha seguito Nuno Mendes. Allora, il top player me l'ha già abbinato, la caduta l'abbiamo fatta. Non è importante quante volte cadi, è come resisti ai colpi. E se finisci a terra hai la forza di rialzarti, diceva il buon Rocky. Porca puttana, mi escono così. Attenzione però, attenzione. Iker si presenta. Si può trovare pronto al settimo. E la butta in calcio d'angolo. Facciamo i seri, dai. Altro che Rocky Balboa. Cosa fa? Lo schema, la gioca corta, Fabinho. Beh sì, bravo Leo. Ancora vai da Leo. Tutta di qua attacca Mbappé. Adesso è bella alta di là per Onei, che si frizza un attimo. Viene giù forte lo Scarsenal. Rientra. No! Frankie! Sono uscito malissimo con Cancelo. Meno male che chiude Rudiger. Bella l'uscita dello Scarsenal. Neymar, Neymar, lui temporeggia, l'elastico, e lo vede adesso, è bella. Di tacco, no, dagliela di tacco di prima. Mbappé, me l'ha tolta, guarda te. Passala, che ho scaricato. Calmale. Calma, è venuta la giocata pazzesca, ma la cosa più facile del passaggio non è avvenuta. No, volevo De Jong. Occhio, lui ragiona. Subito! Nel buco! No, Mbappé! Un po' fa. Dai, come cazzo ha fatto a passare? Vai dietro, vai dietro, vai dietro. Allarga, lui pressa. Vai da Onei. In mezzo, bella. Mbappé che attacca, bellissima. Di qua c'è Messi nel buco, capisce tutto e chiude. Tchouaméni, ancora. Tchouaméni, il buon Tchouaméni. Neymar. De Jong. Un pullman, un pullman. Dagliela, è bella, sempre lui. Matura, ragazzi, che miracolo. Fallo un cross, dai.
Occhio. Deve rientrare Fabinho, seguilo. Esci. Bravo Fabinho. Vai da Franky. Portala Franky. Che caccia che ha fatto questo recupero? Non azzecca mai sto ultimo passaggio, Neymar. Anche dietro, va bene. 32 sul cronometro, risultato in stallo. Vediamo se riusciamo a sbloccarla. Perché mi dai Messi? Volevo Franky. Sì, va bene. Rialzati veloce. Provala al volo! Prima che paciugo, che paciugo. Confusione, confusione totale nel reparto difensivo del nostro avversario. CP impazzita, Neymar. Dagliela! Madonna, non si capisce un cazzo, raga. Chiudi, bravo. Spizzicala. Franky, va bene. Non me l'ha presa. C'è la difesa buggata. E De Jong è andato indietro. Subito lei. Vai. Vai, 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 vai. Vabbè, dai ragazzi. No comment. No comment. Che animazione di merda ha fatto. Perché non ha tirato col destro al giro? Che ha dovuto buttarsi per terra e tirare di sinistra. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Era più facile così. Ho detto o tiro da giro con Messi di sinistro, oppure Neymar è tutto solo, e invece dovevo tirare. Tanto se tiravo me la parava e dicevo il contrario. Gliela davo e era gol. Va bene, va bene. Dobbiamo creare altre occasioni e cercare di sbloccare sta partita. Fine primo tempo, fine primo tempo, siamo stati tutto il tempo lì da lui, siamo stati tutto il tempo lì nell'area. Andiamo al secondo tempo, non cambiamo niente per il momento. Tacca bassa. Il movimento di merda che ha fatto Nuno Mendes, lo tira fuori. Assedio. Vai da Messi. Mbappé. Volevo Mbappé. Veniamo giù forte. Non entra a cazzo sta skill, oh. Guardalo. Madonna, troppo, troppo, troppo. Devo velocizzare la giocata in fase offensiva. Questo cazzo di L1, questo cazzo di R1 maledetto. Mbappé, cambiala. È troppo piano, troppo piano. Ripiega, gli vola la difesa. Sì, reparto difensivo buggato. Sì, ma è Messi. Tieni incontro Mbappé. Dagliela bene. Incrociamela. Dai, Kylian. Dai, Kylian. Calma, calma, calma. Tosta, tosta, tosta. Vediamo Haaland.
Vediamo Haaland. Lobotka. E Marquinhos. Vediamo se la sblocchiamo così. Cosa fa il Brothers? Porca troia. Porca troia. La vuole vincere. Gli servirà la vittoria a tutti i costi a lui. È che dietro non ha toccato niente. Padroneggiamo a centrocampo, secondo me. Però dietro non ha toccato niente e lui può farci male. Può farci male in avanti con 5. Vediamo se sbilancia e ha combinato il patatrack. Vediamo se ha combinato il patatrack. Facendo così riusciamo a portarcela a casa, oppure se la porta a casa lui. Adesso è la lotteria. Si parte, vediamo. Vediamo chi la spunta. Non c'è nessuno. Iker è tua. Bravo, subito che ci abbiamo Erling adesso. Perché vai da Neymar? La prende Neymar. Erling, sì, riserva di lusso, cambia il parziale, sempre lui, Erling, Haaland, 1-0 Scarsenal, 66 sul cronometro, primo pallone che tocca, la butta dentro. Torniamo duro adesso. La sovrapposizione, lui sbaglia, lui sbaglia. Guardalo di là, bella. Tutta di qua, bellissima. Ancora, no! Quel destro di merda che ce l'ha solo per scendere le scale. Puttana Eva, ho detto facile, 2-0. Erling. E dare Messi. Volevo Tchouaméni, che era tutto solo, va bene così con Fabinho, scivola, va bene Fabinho, palla piena. Sì? Tutta? Che piede di merda. Ma lascialo stare che ti ha portato sull'1-0, povero Cristo. Non di buttare tutti i santi dietro. Ale, lagga. Si è disconnesso. Si è disconnesso. Va bene. Va bene, era 1-0, era ancora tutto aperto. Se me la dà sconfitta. Se me la dà sconfitta, gli butto giù tutti i santi, eh. Vediamo. Perché non mi è più successo, ma mi stava succedendo, eh. Hai vinto. Hai perso! Ragazzi, ragazzi, in diretta. In diretta, ragazzi. Qua, con voi. Che gioco di merda. Maledetto me che ci gioca. L'avete visto, eh? L'avete visto. Io adesso non voglio dar la colpa all'avversario perché c'è un'infrastruttura di merda. E quindi può essere benissimo che da un momento crasha perché mi stava succedendo. Basta. Si è fottuta la divisione 2 così. Ditemi voi come fate a trovare chi trova dei pregi a sto grandissimo gioco di merda. E poi mi dicono perché stai con la speranza di UFL. Ma guardate qua che cazzo succede nel 2023. Chi non mi credeva prima quando lo dicevo, che mi crashavano le partite, guardate qua. Stavo vincendo 1-0, me la potevo portare benissimo a casa a fare 3 punti, ne sono arrivati 0 punti perché è il peggior gioco di calcio della storia dei videogiochi di calcio, i football 2023. Guardate qua, Dio impestato. Ma lasciamo perdere, dai. Dai, dai, dai. Ma santissima la Madonna. Che schifo, ragazzi. E lo sapevo, me lo sentivo, eh. Ho detto o quitta, che non ha un senso, oppure crasha. Non voglio dar la colpa all'avversario che è un cheater. Fammi vedere questo qua come cazzo si chiama. Monza è italiano pure. Pus pus Filippocchi. Cosa faccio? Lo segnalo. E se non è colpa sua, povero Cristo? In primis è Konami, secondo me. Che fa schifo al cazzo. Ma ragazzi, basta, dai, ce ne torniamo in terza divisione. Per colpa di Konami. Non che sarei andato in prima,
ma perdere così, soprattutto mentre vinco in divisione 2, a me mi gira letteralmente il cazzo, sono sincero. Perché va a rovinare l'esperienza videoludica di tutti, non è che sono l'unico che capita. Ma Dio santi, cosa faccio? La faccio o chiudo il video così? Non lo so neanche io, mi è già passata tutta la poesia, mi è già passata tutta la voglia, ragazzuoli. Mi credete che le quitterei tutte e 4-5 di fila e me ne tornerei a giocare in terza divisione? Ma speriamo che UFL sia degno. Robe dell'altro mondo. Robe dell'altro mondo. Ma meno male che è successo mentre è sotto gli occhi di tutti, è sotto gli occhi di tutti. Adesso che titolo gli do a sto video? Io ero partito con tutta la poesia, fare i ringraziamenti lì per Giallo, cazzi e mazzi. Prima divisione, vabbè, se va male questa, le tutte le altre mi sa che le quitto, me ne torno in terza. Siamo fuori casa da destra a sinistra. Eh sì, come l'approcci la partita adesso? Con che animo io la dovrei approcciare, ragazzuoli? Sì, capita. Ma non esiste. Non esiste. Mi sarebbe girato il cazzo pure se stavo perdendo. Non deve succedere. Non deve succedere una roba del genere. Mettiamo i due sviluppo, dai. Pazzesco. Andiamo a questo DV attuale. Questo è già in prima. Sulla carta la squadra è più o meno forte, ma non ho la poesia, veramente, veramente. Mi è sceso tutto l'entusiasmo. È che dall'altra parte ci siete voi, che siete sulla mia stessa barca. E quindi ce la giochiamo, dai ragazzuoli, andiamo, ce la giochiamo. Come va, va? È dura da digerire, però. Non che cambia qualcosa, no? Che se arrivo in prima ci guadagno soldi, per forte siega. Però è per la cosa, per la passione di giocare, divertirsi. Come fai a divertirti? Comunque, con la scusa che succedono ancora queste cose, per tutti quelli che hanno il cazzo pieno come me, so benissimo che siete in tanti, visto che sono l'admin della prima community in Italia di UFL e interagisco con tanti fifari e pessari che ne hanno il cazzo pieno, sia di football che di FIFA, cioè EA Sport FC. Vi invito tutti sul gruppo Facebook UFL Italia, che se creano un videogioco divertente li mandiamo a fanculo tutti, sti quattro giapponesi scappati di casa. E ci lasciamo giocare, come dice il buonito lupo, le scimmiette. È uscito Mbappé. Ah, è uscito Messi. Oddio. È uscito Adriano. Andiamo, andiamo. Dietro. Cambia tutta, sciabolata tesa. Ho perso tutta la poesia, raga. Portate pazienza. Niente, niente, non ci sono con la testa, dai. Non ci sono, non ci sono. Proviamo a scorporarci, a dimenticare anche se è un pugno al cuore. Bello, fuori gioco. Fuori gioco, dai, è andata bene. È andata bene, rimaniamo concentrati. Rimaniamo concentrati. Pazzesco, Mabina il top player, 76esimo al mondo, Gianluca Pittelli, la partita dopo, la sto vincendo 1-0 e mi crasha e mi dà la sconfitta a tavolino. È passato il manual, cambia il parziale 1-0, siamo sotto. Ecco un'occasione di contropiede. Intervento tempo.
tempestivo a sbrogliare la matassa. Mbappé. C'è un ritardo della Madonna. Non riesco a switchare. Non riesco a switchare. Niente. Dai. Ho già capito. Se il vai c'è un menu. Guarda Mbappé. Sei anni ci ha messo. Quanto è marcio. A chi? Sbaglia anche lui. Ah, sta di due compromessa, raga. È inutile che ho tryhardato la terza divisione per ritornare il prima possibile in D2 e poi succedono ste cose. È inutile. Poi è stato bravo lui, sono stato babbo io, squadra troie. Basta, niente. L'acquitto è finita così, per un bel po' non ci si rivede più, ragazzuoli. È fatta così, tanto è inutile. È inutile, ci provo, ma sono saturo, non si possono più vedere queste cose qua. Ragazzuoli, portate pazienza, devo sbollirla, mi fa proprio schifo al cazzo quando succedono queste cose. Quindi non ha senso che io me lo porto domani, me ne vado in piscina, mi rilasso, mi alleno, giocateci voi a sta merda. Ciao, bedaccio.